Amici telespettatori di Legnano Web TV, un buongiorno da Michele Piazza. Siamo qui oggi al bellissimo Mini Racing Club di Chiasso, vicino al famosissimo e conosciutissimo Palapens e all'altrettanto conosciuto Palazzetto del Ghiaccio di Chiasso. Siamo qui insieme a Urs Burkhardt. Urs è il presidente del Mini Racing Club, appunto, e nonché campione in carica di Formula 1 di macchine telecomandate ticinese. Urs, cosa c'è oggi? Che evento c'è oggi qui al Mini Racing Club? Allora, oggi abbiamo il Gran Premio di chiusura, quindi ci ritroviamo tutti. È una garetta, diciamo, sprint, dove ci saranno delle qualifiche, due qualifiche da 10 minuti, dove ogni corrente dovrà fare tre giri consecutivi più veloce, e dopo ci saranno due finali da 12 minuti con la somma dei tempi. Un po' una gara un po' più corta del solito, ecco. Raccontaci un po' invece come si svolgono solitamente queste gare, tu che sei campione lo saprai benissimo. Ma diciamo che solitamente le qualifiche sono tre, le finali anche sono tre, però ho visto che è anche cambiata l'ora per fare un po' tutto degli orari, diciamo, un po' più umani. Abbiamo ristretto tutto dalle 11 alle 4, che solitamente il tutto dura dalle 9 alle 5, ecco. Ok, e oggi quanti partecipanti avete? Ma oggi abbiamo una ventina di partecipanti, purtroppo vista la situazione attuale non siamo un po' in meno, però la situazione è quella, abbiamo anche sistemato tutto in modo da avere le distanze e tutto, quindi siamo meno del solito, ecco. Ok, grazie mille Urs e buona fortuna per la gara. Va bene, grazie a voi e buon divertimento anche a voi. Grazie. Bentornati amici telespettatori di Legnano Web TV qui al Mini Racing Team di Chiasso. Siamo qui insieme a Giorgio e a Marco. Buongiorno. 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 Giorgio e Marco sono due grandi appassionati di modellismo di automobili. Giorgio lo pratica da tantissimo tempo, poi ci racconterà com'è nata questa sua passione. Marco, diciamo che è il figlio di Giorgio, è una passione che si è trasmessa di padre in figlio. Marco ha 19 anni e pratica anche lui questo sport adesso. Giorgio, come nasce la passione per il modellismo? Nasce dalla voglia di correre con qualcosa che sia una macchina. Nasce quando avevo 14 anni, quindi nell'altro secolo, quindi sono 40 anni che gioco con le macchinine. Ho avuto la fortuna di trasformare questo hobby in un lavoro e quindi nulla. Oggi il mio lavoro è quello di costruire e disegnare macchine. Marco si è trovato dentro per forza di cose. Marco, tu ti sei trovato dentro, ma insomma ti piacerà anche un po' praticarlo. Sì, mi piace molto in realtà. E comunque mi piace anche aiutare a costruire le macchine e poi capire anche la parte social, diciamo, come venderla. Interessantissimo, grazie mille. Grazie Giorgio, grazie Marco. Io vi auguro un in bocca al lupo con questa vostra passione, grazie. Con questa professione. Amici telespettatori di Legnano Web TV, bentornati con le nostre interviste qui al Mini Racing Team di Chiasso. Siamo qui con Kevin Zaug, il primo classificato delle qualifiche della categoria MST. Kevin, che emozioni hai provato oggi a gareggiare? Beh, diciamo che sono partito pensando di non arrivare neanche a metà classifica e in realtà ho avuto un buon feeling con la macchina fin dall'inizio e mi ha portato ad arrivare in cima, quindi emozionato sì, non me l'aspettavo anche, quindi ottimo. Complimenti intanto e poi possiamo dirlo, non essere modesto, è il primo anno che tu gareggi, esatto, con questi modellini, quindi bravissimo, la passione ti è stata trasmessa penso un po' da tuo padre Roberto che gareggia, esatto, da 40 anni in, esatto, in questa categoria. Che passione hai anche tu per questi modellini, perché Roberto ci ha spiegato che ci giocavi già prima. Esatto, io ho sempre avuto questa passione, poi per fattore che non lavoravo né niente non potevo permettermela, al che quando ho iniziato l'apprendistato ho iniziato piano piano e l'ultimo anno mi sono proprio presentato in pista e da lì partecipando al campionato svizzero, gare sociali eccetera, sono arrivato dove sono ora. Beh, io ti faccio ancora i complimenti per le tue qualifiche e ti auguro, grazie, un in bocca al lupo per la gara di oggi e per il proseguo della tua competizione qui con le macchinine telecomandate. Grazie mille, grazie mille. Tanta passione, tanta competizione qui a Racing Team, come abbiamo visto, ma abbiamo anche una grande famiglia qui a Racing Team e siamo qui con Diego, il cuoco del gruppo. Diego, cosa stai preparando oggi? Oggi c'è risotto con Luganica per tutti gli iscritti e per chi si è annunciato per esserci. Insomma, ci si diverte, si vive tutti insieme, si va in giro tutti insieme e poi anche la pancia deve fare la sua parte. Bentornati amici telespettatori di Legnano Web TV, siamo qui insieme a Marco Favaretto. Marco ha appena concluso il turno 1 di qualifica, adesso gareggerà nella qualifica turno 2. Marco, sensazioni su questa pista oggi?
Ma tutto sommato positive, diciamo, è anche una pista, la mia pista di casa, di fatto, perché è la pista più vicina a casa mia, quindi vivo qua, diciamo. Ok, quindi gareggiando spesso qui conosci bene la pista, sì, quindi... abbastanza. Poi questa pista è una pista che, in cui se non trovi la linea giusta non vai. Ok, perfetto, grazie mille Marco, e aspetta un attimo che ti faccio un'altra domanda al volo. A che categoria appartiene la macchina e che tipo di modellino di macchina è? È sostanzialmente è una Formula 1, una riproduzione di una Formula 1. La macchina si chiama Phoenix Mistral 2.0 e è prodotta da papà, da Giorgio. Ok, grazie mille Marco, buona fortuna per il secondo turno di qualifica. Grazie. Bentornati amici telespettatori di Legnano Web TV, siamo qui insieme ad Arno, un importante tassello del Mini Racing Team. Darno è il gestore del software che rileva i tempi, che fa i rilievi cronometrici delle macchine telecomandate. Darno, spiegaci un po' a grandi linee come funziona questo software. Allora, il software funziona sulla base di un transponder, che è un emettitore-ricevitore che ogni volta che passa sulla linea del traguardo dà un impulso al computer. In questo caso stiamo vedendo qua, ogni volta che passa una macchinetta diventa rosso e ci dà modo di poter vedere questa persona, quanti giri ha svolto e qual è il tempo che lui ha fatto sul giro. Quindi in questo caso abbiamo per esempio in testa Burkhardt, che ha fatto 8 giri, un tempo sul giro di 15.531, adesso era di 15.795. Siccome in questa gara si fa una calcolazione sulla base dei 3 migliori giri, questa nelle qualifiche, la sua migliore terzina è il totale di 46.559, 3 giri consecutivi, quindi se uno sbaglia si ricomincia praticamente da capo. Il suo miglior tempo ci viene indicato, quanto tempo sta correndo, quanto è il suo tempo medio e quale sarebbe il pronostico. Adesso in questa gara non ha molto senso parlare di pronostico perché non stiamo vedendo una classifica sulla base del numero di giri, però quando uno sta facendo una gara normale, per esempio in finale, è molto interessante poter sapere anche il pronostico. Sulla base di tutte queste informazioni io posso tranquillamente commentare la gara anche senza guardare la pista. Grazie mille Dano, sei stato enormemente esplicativo, poi ci hai spiegato che tu sei dentro il giro delle macchine telecomandate da N tempo. Qualche annetto, ho cominciato che avevo 17 anni nel 1978, quindi lascio voi fare i calcoli di quanto vecchio sono. Beh, non ci interessa particolarmente questo, però mi hai anche spiegato che hai vinto un campionato nell'81. Sì, cose molto vecchie, se lo sentono gli altri mi prendono in giro per i prossimi 10 anni sulla questione. Però appunto quando correvo con lo scoppio riuscivo a fare dei bei risultati per un periodo, dopo basta. Beh, io ti faccio comunque i complimenti perché per essere dentro questo giro da così tanto tempo sicuramente devi essere, oltre che super professionale, anche molto bravo. Grazie mille per averci ospitato e offerto il tuo tempo e buona continuazione. Grazie a voi della vostra presenza. Bentornati amici telespettatori di Legnano Web TV, siamo qui al banchetto d'ingresso del Mini Racing Team di Chiasso insieme a Carina Zhao. Carina, ci hai raccontato che tu hai attualmente tutta la famiglia interessata a queste corse. Esatto, io ho 2 figli e ho il marito anche qui che corrono. Ci hai spiegato che correvi anche tu, puoi raccontarci come arriva questa passione in tutta la famiglia, come ha preso tutta la famiglia e come mai hai smesso? Allora, ha cominciato mio marito e poi io l'ho seguito, purtroppo ho dovuto smettere perché dopo ho avuto i figli, ma sarei contenta di ricominciare perché è un bellissimo sport. Carina ci diceva che sarebbe anche contenta magari di vedere un pochino più di presenza femminile a queste corse, no? Esatto, io aspetto tutte le donne di questo mondo che possono venire a trovarci. Grazie Carina e grazie anche a tutti voi. Bentornati amici telespettatori di Legnano Web TV con le interviste post gara. Siamo qui insieme a Urs, vincitore della categoria Formula 1, e a Giacomo che è arrivato secondo. Giacomo, cosa ci puoi dire di questa gara e quanto ti sta simpatico Urs? Ma Urs è un grande amico, oltre che essere il mio presidente, quindi devo fare attenzione a quel che dico. No, ma a parte gli scherzi, lui in questa categoria va veramente forte, si allena molto di più rispetto a me e quindi è giusto che sia davanti. Beh, se ce lo dici tu, allora possiamo fare complimenti a lui, possiamo fare complimenti anche a te, però, perché comunque il secondo posto non è regalato. Non è male, anche perché sto usando una macchina completamente nuova e quindi l'ho presa in mano stamattina per la prima volta. Beh, bravissimo allora Giacomo. Ursi, invece tu, sensazioni su questa pista?
Ma diciamo che la pista, come diceva Jack, visto che provo, la conosco abbastanza bene, anche se comunque a seconda della temperatura, sporco, le condizioni cambiano sempre. Diciamo che in questa finale ho la fortuna di essere partito solo davanti, mentre Giacomo ha un po' battagliato con Emiliano, questo sicuramente mi ha favorito, però devo dire ho fatto 12 minuti senza errori, quindi è andata bene così, aspettiamo la seconda. Bravissimo, bravissimo Urso, bravissimo Giacomo, grazie a tutti e due e buona continuazione con la vostra attività. Grazie. Ritornando con le nostre interviste post gara, amici telespettatori di Legnano Web TV, siamo qui insieme a Vincenzo e Emanuelo della categoria MST. Vincenzo ha vinto la gara, Emanuele è arrivato secondo. Vincenzo, sensazioni su questa pista oggi? È bellissimo, oggi mi sto divertendo tantissimo, purtroppo siamo in pochi, visto le condizioni, comunque va bene così. La passione più forte del virus. La passione più forte del virus, senza dubbio. Emanuele, tu come ti sei trovato oggi? Ti sei divertito a gareggiare qui? Sì, un po' meno di lui perché sono arrivato secondo, comunque non c'era verso di prenderlo perché ero un filino più veloce, quindi comunque va bene così. Pista bellissima, impianto bellissimo, ci si diverte. Beh, io vi ringrazio, vi faccio i complimenti entrambi, ringrazio anche voi amici telespettatori di Legnano Web TV per essere stati insieme a noi oggi qui al Mini Racing Team di Chiasso. E noi ci rivediamo nel proseguo delle trasmissioni qui sulla nostra rete. Alla prossima!